Buonasera, buonasera da Enzo Puro, nella trasmissione di ogni martedì alle 19, Pensiero Puro qui dagli studi di Radio Roma Futura, negli studi di Villa dei Gordiani, a Roma naturalmente, sottolineo a Roma perché queste trasmissioni sono seguite da tantissime persone anche fuori dalla nostra città. È d'obbligo questa sera iniziare questa mia chiacchierata insieme a tanta musica con un pensiero ai 700 esseri umani scomparsi nel Mediterraneo. Il Mediterraneo, che è il nostro mare, il mare in cui è nata la civiltà, possiamo dire, il mare che ha tante potenzialità, il mare che invece in questo scorcio di secolo è diventato un cimitero, una tomba, qualcosa che per colpa di ciò che sta accadendo nel Nord Africa, ma anche per la insensibilità dell'Occidente, sta veramente devastando le nostre coscienze, e fa male sentire degli sciacalli come può essere Salvini o i suoi emuli, fa male davvero sentire le cose che sono state dette in queste ore, in questi giorni. Naturalmente l'Italia è stata lasciata sola dall'Europa in questa vicenda, e un grande applauso, credo, e affetto va dato a tutti quelle persone che sui pescherecci, sulla guardia costiera, la marina, si sono date da fare, si danno da fare per salvare questi esseri umani ed accoglierli. Ma siamo soli, e solo in questi giorni, dopo la tragedia, sembra che qualcosa si sia smosso anche su sollecitazione forte del nostro Presidente del Consiglio. Inutile fare della retorica su queste cose, dobbiamo uscirne e bisognerà uscirne colpendo naturalmente i trafficanti di uomini, perché di questo si tratta, di trafficanti di schiavi che vengono nell'opulento Occidente a trovare un po' di ricchezza pagando migliaia e migliaia di euro ed arricchendo appunto questi caporali della morte. Avevo preparato un altro inizio per questa puntata, ma non me l'ha più simpatico, lo farò la prossima settimana. Non mi andava di iniziare con una cosa allegra, credo che era giusto iniziare così. Così come è giusto, credo, iniziare, siamo alla vigilia del 25 aprile, la prossima settimana ne parleremo più a lungo, insomma, vedrò di inventarmi qualcosa, ma siamo alla vigilia e vorrei ricordare un po' di cronaca di quei tempi, un po' di storia e un po' di cronaca. Il 10 aprile il Partito Comunista diramò la sua direttiva numero 16 riguardo l'insurrezione generale. Parlo naturalmente del 10 aprile del 1945. Il 16 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia comunicò le direttive insurrezionali a tutte le forze della Resistenza e decretò anche la condanna a morte per Mussolini e tutti i suoi gerarchi. Quindi il 19 aprile 1945, mentre gli alleati dilagavano nella Valle del Po, i partigiani diedero il via all'insurrezione generale con la parola d'ordine arrendersi o perire. Dalle montagne i partigiani confluirono verso i centri urbani del nord Italia, occupando fabbriche, prefetture e caserme. Nelle fabbriche occupate dagli operai, entrati in sciopero insurrezionale, così fu chiamato, venne dato l'ordine di proteggere i macchinari dalla distruzione, perché i tedeschi nell'andar via volevano appunto distruggere, avevano cominciato a portare via i macchinari più pregiati ed a distruggere l'apparato produttivo del nostro paese.
le sedi dei quotidiani furono usate per stampare i giornali clandestini dei partiti. E poi fu il 25 aprile. E quella è una storia nota, ne parleremo la prossima settimana, racconteremo episodi e altri particolari, ma ci tenevo a fare un po' di cronaca di quelle giornate, come nacque appunto la rivolta finale che era maturata nelle coscienze nei mesi precedenti e in quel lungo inverno passato da tanti uomini e anche tante donne, tanti ragazzi, tanti ventenni, tanti giovani ventenni sulle montagne in mezzo alla neve. E adesso passiamo subito alla prima canzone. Questa sera ho fatto una scelta particolare. Le canzonette, la musica leggera, diciamo, sono di solito cantano l'amore al 90%, poi è raro trovare argomenti diversi, da quelle più stupide dove c'è la rima cuore-amore a canzoni impegnate, serie, sempre sul tema dell'amore tra uomo e donna e non solo tra uomo e donna, anche insomma tra uomo e uomo, tra donna e donna, l'amore in tutte le sue caratteristiche. Io questa sera ho scelto alcune canzoni di grandi interpreti, tutte dedicate all'amore, ognuno con una loro cifra stilistica, direi. E vorrei partire con la prima canzone, che è Bell'amore di Francesco De Gregori, una canzone dolcissima e bellissima. Questo tempo passerà
faremo passare. Qua di nuovo, prima grande canzone d'amore, questa sera una trasmissione quasi tutta musicalmente dedicata alle grandi canzoni d'amore. Io credo fosse il 2004, erano 60 anni dal rastrellamento del Quadraro da parte dei nazisti aiutati dai fascisti italiani, e che è avvenuto proprio il 17 aprile del 44, in questi giorni. Io ero presidente del sesto municipio quell'anno, insieme al mio staff e ad alcuni reduci del rastrellamento, abitanti del Quadraro molto attivi, stendemmo una rete di conoscenze per recuperare tutti quelli ancora in vita sparsi per Roma e che avevano vissuto quella terribile esperienza, l'esperienza del rastrellamento. Li recuperammo tutti con un lavoro straordinario ed organizzai il viaggio nel campo di Fossoli a Carpi, provincia di Modena, un campo di trasferimento dove appunto i rastrellati del Quadraro in quel 17 aprile del 44 furono portati da Roma e poi smistati lì per la Germania nei diversi campi di lavoro. Non ci erano mai più andati da quella volta, da quel drammatico giorno di 60 anni prima, e ricordo come fosse adesso l'emozione di Sisto, di Leandro e di tutti gli altri quando varcammo i cancelli di quel campo che è rimasto lì a testimonianza di un orrore. Sono momenti per me indimenticabili, come indimenticabile è il giorno in cui il presidente Ciampi al Quirinale consegnò la medaglia d'oro al Quadraro, appuntandola appunto sul gonfalone dell'associazione dei superstiti. Una grande, grandissima emozione. E prima di passare alla seconda canzone, tre righe per ricordare, perché una cosa a cui io, quando penso al fascismo, alla resistenza, alle stragi, ai rastrellamenti, a tutto ciò che è accaduto in quel periodo terribile, io dobbiamo sempre ricordare che dietro tutte le stragi perpetrate dai nazisti durante la guerra ci sono sempre